I T-Rex non sono gli unici animali di questa zona. Questa è sicuramente una traccia. Guardate. Come vedete, queste foglie sono state mangiucchiate e ci sono germogli spezzati. Qui è passato qualche animale vegetariano. E guardate qui! La prima vera traccia della presenza dei dinosauri. Non è molto nitida, ma qui c'è un'orma. Tre dita. Si tratta di un classico dinosauro teropode. Cioè, della stessa famiglia del T-Rex. Un animale che cammina su due zampe, un bipede. A quanto pare qui è passato un gruppo di teropodi, ma non della mole di un T-Rex, e chiaramente vegetariani, a giudicare dalle foglie che hanno mangiato. Sono andati da quella parte, le tracce sono chiare, devono essere numerosi. È questa la pista giusta. La sua intuizione è giusta. Sento dei rumori. Succede sempre così quando si cercano dei rettili. Li sentiamo prima di vederli. Li sentiamo mentre fuggono nella macchia. Sono ancora qui intorno, li sento. Potrebbero essere i nostri primi dinosauri. Guardate lì. Ornithomimus. Ho visto i fossili nei musei. Ornithomimus significa imitatore di uccello. Ed è chiaro il perché. È praticamente uguale a uno struzzo. Vediamo di avvicinarci. Sentite il verso, è acutissimo ed è un avvertimento. E guardate, tutti gli altri si stanno guardando intorno ora. Lui deve essere la sentinella. Gli altri ci stanno tenendo d'occhio. Ormai sono stati messi in allarme.